La Genesi è sicuramente collocata nella storia di questi anni della nostra collezione come Fondazione Livorno, perché questa mostra è in un certo senso un punto di arrivo di un percorso che è stato iniziato oltre 20 anni or sono, quando Ettore Benvenuti, erede del padre, pittore divisionista Benvenuto Benvenuti e erede della collezione che il maestro di Benvenuto, Grubisi, aveva lasciato al giovane allievo livornese, Ettore Benvenuti decise di lasciare questo importante nucleo di opere non solo di Grubisi, ma come vediamo in mostra anche di altri autori, e lasciarle alla Fondazione Livorno, allora Cassa di Risparmio. E quindi da quel momento è iniziato un percorso di studio, di approfondimento attraverso esposizioni, pubblicazioni di libri e tutta un'attività di valorizzazione che noi abbiamo portato avanti nel corso degli anni e a conclusione di questo percorso e nel rispetto delle volontà, ma anche come impegno morale nei confronti della memoria di Ettore Benvenuti, abbiamo deciso con l'amministrazione comunale, che ringrazio per aver messo a disposizione il museo, abbiamo deciso appunto di promuovere questa mostra e attraverso la nostra fondazione strumentale FLAC, e quindi devo ringraziare la FLAC, soprattutto in persona del Presidente Olimpia Vaccari, per il grande impegno nella progettazione e realizzazione di questa mostra, che disvela un personaggio sicuramente cruciale a cavallo tra l'Otto e il Novecento per i suoi rapporti a livello europeo e a livello italiano, intessuti soprattutto con il mondo del divisionismo e dei suoi protagonisti più importanti, a partire da Segantini, Morbelli, e poi singolare soprattutto per questa vicenda della sua eredità, perché lui era un gallerista, un uomo oggi si direbbe un influencer, cioè un uomo che a fine 800 aveva le caratteristiche che oggi ritroviamo in personaggi che sono poliedrici, che non si occupano soltanto di un settore. Quindi lui era un costruttore di eventi, potremmo dire, cosa a cui oggi siamo abbastanza abituati, ma dobbiamo trasferirci alla fine dell'Ottocento, quindi in un contesto storico del tutto diverso. E lui in questo senso è un personaggio nuovo e credo che sarà apprezzato dal pubblico. Certo, è una mostra che ha bisogno di essere letta, quindi ha bisogno di un certo impegno, ma è una mostra che, ripeto, disvela un personaggio cruciale nella storia artistica dell'Otto-Novecento, soprattutto per quanto riguarda i movimenti del divisionismo e anche del futurismo. Lui aveva rapporti anche con il mondo dei primi futuristi, Grandi, Boccioni, Carrà. In mostra c'è un percorso, devo dire, curato magistralmente da due grandi esperti del mondo divisionistico e di Grubisi in particolare, Sergio Rebora e Aurora Scotti, che ringrazio per la passione e la competenza che hanno messo nell'allestimento di questa mostra. Risponde sicuramente con attenzione, con partecipazione. Certo, siamo impegnati anche ad un lavoro con le scuole per poter approfondire
le tematiche che sono dietro la mostra, e comunque penso che un pubblico anche di non livornesi frequenterà questa mostra, che ha una sua attrattiva, una sua singolarità. Poi il contesto è sicuramente un contesto molto attrattivo, l'abbiamo visto anche nelle altre mostre, e comunque c'è un collegamento forte di Grubisi con Livorno, che è rappresentato dalla figura di Benvenuto Benvenuti, e tutto quello che è intorno a Benvenuti si è mosso anche rispetto ad altri importanti pittori locali che comunque all'inizio della loro attività o in corso hanno abbracciato il movimento divisionista, da Plinio Nomellini a Romiti, Balacchini Caputi, insomma ci sono tanti. Per Livorno è una città particolarmente ricca nel Novecento, nell'Ottocento, ovviamente con Fattori e la sua scuola, è ricca di esperienze artistiche che ne fanno comunque un centro di rilievo a livello nazionale, indubbiamente. Cioè, la pittura macchiaiola e post-macchiaiola è una cultura che nasce anche a Livorno, principalmente a Livorno, quindi il legame con la città è forte, è un legame da riscoprire, ed è anche l'occasione per mettere in mostra questo nostro, parlo ovviamente come Fondazione Livorno, questa nostra parte significativa e importante della collezione, che spazia da Benvenuto a Grubisi e tutto il materiale che è stato raccolto in questi anni. Credo che sarà di grande interesse per gli appassionati e per coloro che si vogliono avvicinare a un personaggio singolare ma che ha molto significativo.